4 morti e 59 contagiati in più. Questo è il bilancio odierno dell'emergenza coronavirus a Piacenza. Il direttore dell'ASL, Luca Baldino, situazione delicata, ma piccoli segnali di speranza. Posti in terapia intensiva raddoppiati a Piacenza. L'ospedale di Castel San Giovanni interamente dedicato al Covid-19. Possibile chiusura del pronto soccorso di Fiorenzuola. La rete ospedaliera provinciale si riorganizza così per affrontare l'emergenza. Super lavoro anche di notte per gli operatori del 118 con il supporto di Croce Rossa e ANPAS. Le chiamate sono raddoppiate così come i servizi. Il coordinatore Nani, situazione mai vista a Piacenza. Un improvviso malore nella notte ha stroncato la vita del maresciallo maggiore Giuseppe Marcinò, comandante della stazione dei carabinieri di Caorso. Sposato e padre di 4 figli, aveva soli 53 anni e dall'ottobre 2017 aveva assunto la guida della caserma caorsana. La Lega Pro ha ufficializzato il nuovo calendario della Serie C di calcio, alle prese, come tutto lo sport nazionale, con l'emergenza coronavirus. Per il Piacenza, 9 partite in un mese. Si comincia martedì prossimo in casa contro la San Benedettese, gara a porte chiuse.